Cioè, se io vi dicessi ragazza pecora, cosa pensereste? Ciao a tutti ragazzi e benvenuti su questo nuovo video. Oggi volevo fare un piccolo, diciamo, video in cui vorrei parlare delle ragazze giapponesi. In particolare vorrei parlare di 10, anzi 12, 12 diversi tipi di ragazze che in Giappone sono paragonate a degli animali. Oddio, mi sa che anche sto giro ci sarà qualcuno che avrà qualcosa da ridire. Però, ragazzi, dovete capire che comunque è una cultura diversa e ci sono degli atteggiamenti diversi, quindi magari delle cose che per noi sono cosa, gli dai di una ragazza della talpa, oppure dai una ragazza dell'orso o della lupetta. Cioè, diciamo che sono cose che magari dette in italiano suonano male, però in Giappone succede e non è così strano. Per quanto riguarda questo video, mi sono basato su questo articolo che vi lascio anche in descrizione, in cui vengono descritte le varie ragazze. Comunque, prima di iniziare, volevo dirvi che in questo periodo mi sto veramente dedicando tantissimo al lavoro, alla mia musica, e infatti dopodomani avrò una conferenza stampa con l'ambasciatore della Camera di Commercio italiana a Tokyo e ci saranno un sacco di altre persone importanti, tra cui Fujiwara Shiori, che non so se, vabbè, se qualcuno ha un po' di familiarità con la TV giapponese sicuramente la conoscerà, che praticamente dopodomani sarò anche in diretta Instagram sul suo account, quindi se volete guardarlo andatevi a seguire su Instagram che vi lascerò il link, e verrà presentata anche questa nuova canzone che sto facendo proprio in collaborazione appunto con la Camera di Commercio per un evento che succederà tra 10 giorni. Comunque ve ne parlerò meglio, magari nel prossimo video vi farò anche un backstage della press conference. In ogni caso, non perdiamoci troppo in chiacchiere e andiamo subito a parlare dell'argomento di oggi, appunto le gnocche di bambù. Vado a prendere adesso il link del sito. Dov'è che è? Dov'è che è? Ok, ragazzi, direi che vado a prendere il link perché non ce l'ho. A few moments later. Iniziamo subito col dire che le ragazze gatto e le ragazze cane, ovvero rispettivamente le ragazze neko e inu, sono quelle, diciamo, il paragone che si fa per la maggiore. C'è anche una piccola virgoletta che sono le ragazze tonno, di cui ho parlato in un altro video. Appartiene più alla sfera un po' sessosa più che, diciamo, alle ragazze in sé per sé. Oggi ci basiamo più sul carattere. Partiamo subito con la prima categoria, che sono le nekkei joshi, ovvero le ragazze gatto. Le ragazze gatto se la tirano, ma quando vogliono essere coccolate si lasciano coccolare. Sono piuttosto lunatiche e hanno anche bisogno dei loro spazi. E praticamente in giapponese si dice che sono estremamente my pace, ossia si muovono al loro passo. Non dovete fissare voi i tempi, ma saranno loro a farlo. Sono molto orgogliose e faticano a lavorare in gruppo. Qua ci sarebbe un'ulteriore distinzione da fare: ci sono le ragazze gatto domestiche e quelle selvatiche, o anche dette lupo, che praticamente sono le tsundere, ma questa è una categoria a parte che ne parleremo dopo. Andiamo avanti con le prossime ragazze, che sono le ragazze cane, ossia le Inukei Joshi, che al contrario delle ragazze gatto sono amichevoli e vogliono mille attenzioni. Hanno una personalità allegra e generosa e quando trovano qualcuno che le piace lo rincorrono. Sicuramente una delle loro caratteristiche, diciamo, principali è il fatto che è molto facile capire che cosa queste ragazze pensano. La maggior parte di queste ragazze ha una personalità piuttosto aperta e onesta e sono apprezzate sia dal sesso opposto che da persone dello stesso sesso. Se da un lato sono molto socievoli, tuttavia c'è anche un risvolto negativo perché appunto tendono a essere un po' pesanti se si sentissero trascurate. Andiamo avanti con le ragazze pinguino. Allora, le ragazze pinguino sono quelle ragazze comunque molto terra terra, che conoscono i propri limiti e non scendono mai a compromessi. Sono anche delle ragazze molto umili. Amano i bambini e sono delle brave ascoltatrici, tuttavia sono delle persone un po' negative. Però devo dire che io apprezzo particolarmente questa tipologia di ragazze. Andiamo avanti con le ragazze talpa. Allora, le ragazze talpa, ragazzi, sono le Mogura Kei Joshi. Io vi dico quello che c'è scritto, quindi me ne dissocio. Sono le
ragazze che vivono sostanzialmente nella sporcizia, escono raramente, non sono brave a comunicare e odiano stare in gruppo, tendono a buttarsi giù e sono timide. E sono delle ragazze che hanno la tendenza a mostrare i loro sentimenti non tanto con le parole, ma più che altro con i fatti. Se non fosse per il discorso sporcizia, io devo dire che mi troverei bene anche con le ragazze talpa. In ogni caso, andiamo avanti con la quinta categoria, che sono le ragazze Usagi Kei Joshi. Queste praticamente sono le ragazze stile Kibyusa o Chibyusa, se lo volete pronunciare alla giapponese. Comunque sono quelle mocciose, viziate, che non riescono a stare da sole. Tra l'altro non so se è un detto che viene detto anche in Italia, però in Giappone spesso mi dicono che i conigli, se vengono lasciati da soli, muoiono per stress perché si sentono troppo soli. Non so se questa cosa sia vera o meno, se è vera o no scrivetemela nei commenti. Comunque in ogni caso questa cosa in giapponese si direbbe Usagi wa sabishito shinjau no yo. Sono molto femminili, amano farsi accarezzare e coccolare, però sono anche timide e caute fino a quando non aprono il loro cuore. Spesso possono dimostrare anche degli atteggiamenti tipiche delle ragazze yandere. Se non sapete cosa sono le ragazze yandere, ci ho fatto un video yandere tsundere, potete andarvelo a vedere. In ogni caso andiamo avanti con le ragazze panda. Allora, le ragazze panda sono le ragazze particolarmente apprezzate da Barbascura X. Come sapete, lui ha una grandissima passione per i panda e sono sicuro che troverà particolarmente attraenti le ragazze panda, che come i panda sono delle ragazze dalla personalità molto tranquilla, all'apparenza sembrano facilmente manipolabili per il loro carattere gentile. Direi che chi ha scritto questo articolo non si è visto il video di Barbascura sui panda. In realtà però, una volta presa una decisione, sarà molto difficile far cambiare a queste ragazze idea. Sì, gentili, ma anche piuttosto testarde. Una delle loro caratteristiche però molto importanti è che le ragazze panda sentono un grosso senso di giustizia. Andiamo avanti con la settima categoria, che sono le ragazze di tipo uccello. Ma queste sono le ragazze uccello piccolo. Le ragazze piccolo uccello sono piccole e adorabili, proprio come un uccellino. Sono il tipo di ragazza che ti fa venire voglia di proteggerle. La loro curiosità è una delle caratteristiche tipiche proprio dell'uccello. Ma cosa c'è scritto? Tendenzialmente mangiano poco, ma sono sempre affamate. E ogni volta che le guardi hanno sempre qualcosa in bocca. Vabbè, andiamo avanti. In ogni caso, noi andiamo avanti con le ragazze numero 8, che sono le ragazze koala. Le ragazze koala sono sempre rilassate e lente, hanno una personalità calma e si dice che siano avide. Si muovono sempre al loro ritmo, un po' come le ragazze gatto, ma sono anche molto cooperative e si adattano facilmente alle circostanze. Sì, ma quale delle due? Secondo me questo articolo è stato scritto da qualcuno che evidentemente fa la cartomanzia, che ogni volta ti dà queste frasi che vogliono dire tutto e niente. Comunque non si capisce se si stiano divertendo o se hanno sonno. A volte è dovuto anche ai loro tratti somatici. Per i giapponesi una ragazza koala ha più o meno questi lineamenti. Penso che anche Utada Hikaru, che è la mia cantante preferita, sia considerata dai lineamenti una ragazza koala. Andiamo avanti con le ragazze numero 9, che sono le Okami Kei Joshi. Le ragazze lupacchiotte amano il trucco pesante e indossare abiti appariscenti. Non amano stare in gruppo e hanno bisogno dei loro tempi e spazi. Abbiamo scoperto quindi che le ragazze uccello, no, quelle non hanno bisogno dei loro spazi, le ragazze uccello hanno sempre fame. Però le ragazze panda, no, quali erano? Vabbè, ci sono delle ragazze che hanno bisogno dei loro spazi e delle ragazze che invece no. Le ragazze lupo e le ragazze, forse qual era l'altra ragazza? La ragazza talpa, forse? No. Vabbè, non lo scopriremo più. Chi se lo ricordasse può scrivermelo qui sotto. In ogni caso, le ragazze lupo trattano i loro innamorati con affetto, ma sono sostanzialmente delle tsundere. Andiamo avanti con le ragazze numero 10, che queste sono le ragazze Kuma Kei Joshi. Che voi quando pensate a Kuma, comunque è un orso, voi vi aspetterete magari delle ragazze tipo un orso. No, invece queste sono più orso, ma nel senso di orsacchiotto di peluche. Quindi tipo, sì, insomma, così.
sono le ragazze che vi viene subito voglia di abbracciarle, sono acqua e sapone, hanno un loro lato timido, sono così dolci che saranno circondate da persone che vorranno avvicinarsi a loro quasi inconsciamente. Praticamente sono delle ragazze particolarmente apprezzate. Andiamo avanti con le ragazze numero 11. Queste sono le ragazze croce rossina, che sono le ragazze pecora. Cioè, se io vi dicessi ragazza pecora, cosa pensereste? Ovviamente che sono delle ragazze estremamente curative, infatti sono delle ragazze che danno un'atmosfera tranquilla a tutto ciò che le circonda. Sono pacifiche, non amano il confronto e non sanno dire di no, sono brave a bilanciare grossi moli di lavoro. Finiamo adesso con le ragazze, un altro tipo di ragazza uccello. Questa è la ragazza uccello, diciamo Hakucho, che sarebbe uccello bianco, che l'uccello bianco sarebbe il cigno. Allora, le ragazze cigno sono delle ragazze eleganti e perfette in tutto, come dei cigni si muovono con grazia sulla superficie dell'acqua apparentemente, ma in realtà sotto nuotano con fatica per tenersi a galla. Le ragazze cigno non mostrano gli sforzi per apparire in un certo modo, quindi sono quelle che praticamente sono quelle ragazze che assumono queste pose scomodissime per fare le foto sexy su Instagram. In ogni caso, vabbè, queste erano tutte le ragazze, spero che questo video vi sia stato utile. Oggi finalmente abbiamo fatto un po' di cultura giapponese. Ragazzi, ditemi se questi video vi piacciono. Io spero di sì. E che dire, grazie sempre per restare con me. Mi raccomando, iscrivetevi su questo canale, lasciate un mi piace, commentate, condividetelo. Scrivetemi anche su Instagram se vi va. E niente, poi cosa vi volevo dire? Andatevi anche a iscrivere sul mio canale di musica, perché a breve, veramente tra 2 giorni, penso che sarà caricata una nuova canzone, quella che vi ho promesso a inizio video che sarà insieme. E poi c'ho pronto il nuovo album, che ci sono veramente delle canzoni che mi piacciono tantissimo. Questo sarà un album, penso, 12 canzoni. Io di solito faccio sempre album da 7 canzoni, ma questa volta ho voluto dare un po' di più. Ci saranno tante canzoni che sento molto vicino. E se volete che vi parlo del mio album e delle canzoni, perché ogni canzone c'ha una storia dietro molto importante e mi piacerebbe condividerla con voi, se vi potesse interessare fatemelo sapere nei commenti. Io vi saluto e noi ci vediamo al prossimo e fantastico video. Ciao! State... ma basta, state attenti!